molto importante tenere presente che i farmaci non hanno la stessa attività nell'uomo e nella donna, quindi è interessante poter vedere queste differenze che avvengono a vari livelli. Anzitutto nella utilizzazione, le donne utilizzano più farmaci globalmente di quanto non ne utilizzino i maschi. E anche per le donne vale il principio che la maggior parte dell'azione dell'impiego dei farmaci avviene oltre i 65 anni. I farmaci possono avere differenze di genere rispetto a quella che chiamiamo la farmacocinetica, cioè all'assorbimento, alla distribuzione, al metabolismo che avviene nell'organismo. E sono note differenze da questo punto di vista che il medico deve conoscere e il medico deve utilizzare in modo appropriato. Sono anche evidenti differenze nell'azione del farmaco, perché per esempio alcuni farmaci come i calcio antagonisti, in particolare il verapamil, a parità di dosi è molto più attivo nella donna rispetto al maschio. È importante considerare i farmaci che vengono somministrati alla donna in gravidanza per il pericolo di teratogenesi, come pure in allattamento, perché il farmaco può passare poi nel bambino. E infine è necessario studiare molto meglio le interazioni fra farmaci, perché molto spesso somministrando molti farmaci, anziché potenziare gli effetti, si rischia di annullarli e di determinare effetti tossici.